Diciamo, mi piace questa formula, le Final Four rendono più appassionante per i tifosi e anche per chi vede da casa il discorso di chi vince, no? Perché c'è più agonismo, quindi mi piace questa formula, nuove realtà si affacciano al basket italiano. Che basket sarà? È sempre molto più atletico, molti stranieri, io sono vicepresidente della GIBA, faccio le veci anche del presidente Marzoli e dico mi piacerebbe vedere qualche italiano più in campo, però insomma poi il campo deve parlare. Beh, Reggio Emilia è sicuramente una squadra che ha fatto le cose in grande e quindi direi che, tra l'altro un giocatore che era qua protagonista, Drake Diner, era Reggio Emilia, mi piace anche Avellino, anche se l'anno scorso Avellino ha avuto dei problemi come inizio quest'anno. Io direi che il campionato italiano dietro a Milano ci sono tante altre realtà, mi dispiace che non ci sia più Siena, però questo è lo sport, questo è il basket. Beh, noi non si vuol fare come un territorio protetto, io credo che però lo sport debba essere inteso come identità culturale, lo sport perché deve avvicinare i giocatori ai genitori a vedere i propri figli e chi di scuola italiana deve avere la possibilità di giocare. Ultimamente i settori giovanili sono andato perdendosi e mi auguro che ci sia da parte di tutta la Federazione della Lega un modo di, come dire, di ravvedersi. Beh, io stavo per venire a Brindisi qualche anno fa, è un pubblico straordinario, li saluto, continuate così e in bocca al lupo perché e anche state vicini alla società, perché investire non è facile e Brindisi lo fa in maniera eccelsa. Assolutissimamente sì, complimenti alla gente, all'accoglienza di Sassari, al palazzetto, all'organizzazione, tutto bellissimo. La partita purtroppo non è andata nel migliore dei modi, la squadra è giovane però ci sono buone motivazioni, come ha detto il coach c'è da lavorare sodo e da buon tifoso sono pronto a scommetterci sodo. Sì, poi io sono tifoso insomma, quindi un po' in bocca al lupo a tutti per il campionato, però che la Virtus vada più avanti possibile insomma. No, assolutissimamente, fa bene allo sport, fa bene al basket in generale, a tutte le persone che amano e che ti fanno venire voglia poi di andare in trasferta e sentirti un po' come a casa, anzi magari a casa a volte non c'è nemmeno un'accoglienza così. Clubhouse, come ben sapete, è un punto di ritrovo settimanale e durante le partite della nostra tifoseria, dove diciamo a pieno contatto sia con la squadra che con entrambe, diciamo, le tifoserie. È la cosa bella dove ti ritrovi realmente a vivere una parte dello sport particolare. Tutto griffato Dinamo, perché questa è casa Dinamo e deve rappresentare tutta la Sardegna. Penso che il terzo tempo sia una cosa che si deve espandere, perché alla fine, al di là del risultato, che sia triste o felice, diciamo, al livello del risultato, è bello anche confrontarsi ogni sentimento, diciamo, da questo punto di vista, quindi è una cosa ottima, capita, a prescindere dal risultato, vedere, diciamo, giocatori che insieme ai tifosi scambiano due chiacchiere, bevono qualcosa insieme e soprattutto condividono il momento della partita. Certo, Sassari, ahimè, lo dico anche da tifoso, stiamo diventando una piazza importante, c'è ancora da lavorare, però c'è un lavoro dietro dello staff e della società che penso si veda, è abbastanza un passo importante che rappresenta, come dicevo poc'anzi, tutta l'isola e che prende tutta l'isola, e questo è il bello di questa società, di questa famiglia, chiamiamola video così. Un saluto a tutti e soprattutto se vi trovate nei paraggi passate a salutarci e a condividere anche voi questo momento. Ma guarda, io sono... meno male che non mi hanno fatto parlare prima, sennò avrei anche balbettato. Per me è un onore grandissimo, sono cresciuto, sono nato qua, ho fatto gli anni migliori qua, quindi essere ancora qui e prendere questo regalo da parte della società credo che sia il massimo che mi potessi aspettare. Una cosa che mi fa davvero piacere, oltre naturalmente al regalo in sé, aver condiviso questa festa e questo numero con un grande campione come Trevis. Se dovevo, tra virgolette, lasciare la mia maglia a qualcuno, sono contento di averlo fatto per un grande campione come Trevisino.
squadra costruita molto bene, che ha l'esperienza ormai di qualche anno a questi livelli, una squadra che conosce la propria forza e credo che sia una squadra costruita per fare qualcosa di importante. Brindisi è una squadra che a me piace molto, una squadra che gioca una pallacanestro molto spettacolare, per certi versi si assomiglia alla Dinamo, una squadra tra l'altro che la Dinamo ha sempre sofferto molto, quest'anno hanno cambiato, però da quello che ho visto anche al torneo di Sassari hanno mantenuto un tasso di talento molto alto, sono sicuro che farà un bel campionato. No, c'è da fare sicuramente, però credo che oggi, ripeto, sono viste tante cose buone, l'obiettivo è anche quello di cercare di, ripeto, di essere più cinici e migliorare ovviamente le percentuali d'attacco. Bulele secondo me ci vorrà ancora una settimana, forse due, dipende un po' da lui, è una cosa molto soggettiva, vediamo. Per quanto riguarda invece la tua domanda sulla generale della squadra, tanto da fare ancora, però ti ripeto, tutte anche cose positive, quindi nel complesso effettivamente credo che ci manca qualcosa ancora, spero che Tane ci dia un po' più di vivacità in attacco, ci manca questo in effetti, avere un altro terminale offensivo e che tutti quanti possano dare un buon contributo. Beh, allora è stata una due giorni particolare perché è la prima volta che questa Supercoppa si gioca in due giorni con quattro squadre. Oggi secondo me c'è stata veramente una bella finale combattuta con due squadre che, benché sono come tutte le squadre all'inizio della preparazione, dei meccanismi, comunque hanno dato vita secondo me a una bellissima finale con errori ma anche con tante cose belle e spettacolari. Beh, adesso non ho la sfera di cristallo, io non so cosa intendi per la strada giusta da imboccare o meno. Certo è che la pallacanestro, come il paese e come tante nazioni, purtroppo sono in difficoltà economiche, se ne risentono sicuramente anche gli sport, compresa la pallacanestro, quindi tutto potrebbe diventare più difficile da gestire, giocatori da indovinare perché magari i budget sono più bassi rispetto a quelli di qualche anno fa, per cui l'errore di valutazione sia nella scelta di un giocatore che di un allenatore o di qualsiasi tatticismo può risultare alla fine sbagliato, però il bello dello sport è anche questo. Milano naturalmente parte come la squadra da battere, però il roster di Sassari lo vedo bello tonico, con dei grandi nomi, ovviamente si sta parlando di roster sulla carta, e da vedere anche se oggi hanno giocato bene, hanno già portato a casa la prima soddisfazione della stagione, però non sono le uniche due squadre secondo me attrezzate molto bene, non dimentico sicuramente anche Reggio Emilia che come Sassari sta programmandosi sia la stagione che il futuro, che anche Venezia mi sembra comunque una squadra magari che forse non lotterà per il titolo, ma sarà una squadra che darà tante soddisfazioni ai propri tifosi. Brindisi contro Pesaro, l'anno scorso siete stati diciamo buoni, perché noi siamo riusciti, noi, io parlo ancora da presidente di Pesaro, però sono ovviamente, tanto inutile nascondersi, un tifoso di Pesaro e sempre lo sarò, orgogliosamente, per cui l'anno scorso abbiamo vinto a Brindisi e ci ha dato un grande abbrivio che poi ci ha portato alla salvezza. Quest'anno la squadra, io l'ho vista giocare tre volte, onestamente sono tutti molto molto giovani, quindi potrebbero sorprendere una volta in positivo, una volta in negativo, sarebbe bello fare la sorpresa laggiù da voi, la vedo difficile, però non si sa mai, la pallacanestro, come tutti noi sappiamo, insomma, ci ha regalato più volte delle grandi sorprese. Dove c'è il basket c'è successo, per cui non è che l'ho coniato adesso, è anche ovvietà ma realtà. Devo dire che due giorni di belle realtà, di bel basket, di risultati, tanti dicono scontati ma non era scontato nulla, e probabilmente sono le squadre più forti quelle che hanno dimostrato di essere degne di questa finale. Sulle belle novità fino a questo momento positive, ma il basket stupisce sempre in positivo. Sono certo che si seguiterà su questa linea, Marino ha tante idee, sono contento, e la bella figura della Lega è la bella figura della pallacanestro, del movimento, della federazione, per cui non possiamo che essere contenti. Si deve proseguire su questa strada, sapendo che la crisi c'è nel paese, il basket ne risente di meno forse di altre attività, però ovviamente è sotto gli occhi di tutti.
però ripeto, i numeri ci danno ragione. Marino è preparato, l'ho detto dal primo momento, è chiaro che adesso abbiamo avuto pochi incontri perché è giusto e logico che lui abbia questo primo ambientamento. Mi auguro che nei prossimi incontri possiamo buttare giù qualcosa di concreto, però ripeto, il rapporto con Marino è buono come con tutti i presidenti, poi la federazione non ha interesse a non avere rapporti buoni. Ma non è che io vedo favorevole le grandi città, è la realtà dello sport. Quando ci sono i grossi centri si parla di più, ci sono i grandi giornali, non è che la vedo io, però il risultato del campo è questo. Ovviamente le realtà delle cosiddette province hanno fatto il basket grande, quindi non possiamo dimenticarlo, per cui dobbiamo rispettare il risultato sul campo. Complimenti alle squadre della provincia che stanno lavorando bene. Quelle delle grandi città, quale federazione non vorrebbe avere tutte le grandi città? Sì, per noi era una grande opportunità perché stavamo arrivando da un periodo di formazione della squadra abbastanza impegnativo. Giocare in casa ti dà sicuramente un qualcosa in più e lo volevamo, insomma ce l'abbiamo messa tutta. Credo che il primo quarto sia un qualcosa da un punto di vista di agonistico e tecnico di veramente importante. Ma io credo che la provincia, vedi Cantù, vedi Varese, possa rappresentare insieme a Brindisi, Sassari e tante altre, Cremona, delle realtà importanti, perché c'è tanto cuore, c'è tanto amore e per cui si riesce a portare avanti il progetto in maniera più sostenuta, insomma. Quindi credo che provincia non sia un deficit per fare il basket alla grande, sia anzi un'opportunità. È indispensabile perché tutto l'entusiasmo che poi trascina la squadra si costruisce giorno a giorno, stando insieme in clubhouse, stando insieme nello store, vivendo col merchandising l'orgoglio di portare il nome sulla pelle, diciamo. Quindi credo che sia una parte inscindibile dell'intero progetto. Per esempio che Brindisi sia già sulla grande strada, perché il presidente Marino sta lavorando molto bene da questo punto di vista e credo che secondo me ci siano le basi per proseguire esattamente in questa direzione. Il resto della Lega è più complicato perché è molto variegata ed è molto differente. Abbiamo le province, abbiamo le metropoli, abbiamo tante cose. Io credo che non esista l'unica ricetta, ma che esista una soluzione adatta e una ricetta adatta al contesto sociale, e quindi in funzione di quello che è la piazza, le caratteristiche della piazza, bisogna costruire intorno un progetto che comunque di denominatore comune ha sicuramente l'entusiasmo.